Buon pomeriggio, come al solito mi auguro che tutti voi stiate bene. Oddio, cosa sta succedendo? Il fuoco in testa, va bene. Allora, dicevo, mi auguro che tutti quanti voi stiate bene. Intanto incomincio a salutare il pubblico che, come al solito, alle ore 18 ha voglia di rimanere in mia compagnia e ringrazio tutte le persone che in questi giorni veramente. Lo dico spesso, però lo rinnovo perché credetemi è così. Mi mandano tanti messaggi, ma veramente tanti, da quello che è. Ciao Flavia, da quello che può essere il consiglio del make-up, a quello. Ciao Vittorio! Mua! Da quello che può essere invece semplicemente dirmi grazie per il tempo in compagnia, grazie per gli argomenti. E allora oggi, come vi dicevo, una puntata veramente unica. Perché speriamo di farcela, nel senso che siamo in collegamento con tre ospiti internazionali. E vi dicevo, Russia, ciao Giulia, benvenuta. Tra l'altro, Giulia è la nostra vincitrice del giveaway appena finito su Vore Makeup. Quindi, good luck, brava. Vi dicevo quindi, oggi abbiamo la Russia, abbiamo l'Armenia e abbiamo, grazie Vittorio. E abbiamo una mia carissima amica che è quindi un mix tra Ungheria e Grecia, quindi oggi facciamo proprio un viaggio. E quindi inizio, ciao Stefano, benvenuto. E quindi iniziamo appena vedo il primo ospite che vi presento, che è un mio carissimo amico, nonché owner e titolare di Emerging Talent a Milano, con cui affronteremo quella che è un po' la sensazione. Di quello che stiamo avvisando in questo momento. Con lui ci siamo proprio salutati l'ultimo giorno di Milano Fashion Week perché io ero impegnata con il mio team e con Vore Makeup a Palazzo Visconti, da dove abbiamo fatto l'ultima sfilata di Milano per poi partire per Parigi e poi non vi devo raccontare niente perché lo sapete molto bene. Quindi chiedo a Tariel, appena è pronto, di inviarmi una richiesta di partecipazione, sto cercando per vedere se ci sei, in maniera tale che iniziamo proprio io e te. E intanto saluto Anna, benvenuta. Saluto, scusate, ma ogni tanto devo mettere l'occhialus. Saluto Andrea Memoli, ciao Andrea. Ecco, saluto Ras, con te ci vediamo fra un pochino. Eccolo qua, benissimo. Ecco, collegamento con Tariel. Ciao Martina, benvenuta. Allora, ecco. Ciao! Ciao Tariel, come Mi va? senti bene? Ti sento benissimo, ma che bello quello che hai dietro, lo voglio. Sì, ok, ti regalo. Allora. Guarda, guarda cosa ho messo. Ecco. Ah, guarda, la Fiore ha dipinto sempre un'armena che abita in Ucraina, Lili Tsarkisyan, che è una illustrice che fa illustrazioni. Sì, proprio i tuoi colori. A quel Bellissimo, punto guarda. non ti conoscevo, Guarda cosa ho messo anche, te lo ricordi? Ecco, Tutto l'abbiamo comprato. sì. Allora, dovete sapere che Tariel, al di là appunto, adesso poi elencherà quello che fa su Milano, appunto, mi ha fatto conoscere questo paese meraviglioso che io porto proprio qui come il mio giveaway first, Grazie. che è l'Armenia, ragazzi. Allora, quando finirà questo periodo, io vi consiglio veramente ad agosto di qualsiasi anno, quando finalmente saremo liberi, oggi che c'è Ryanair, invece di andare in altri posti, visitate l'Armenia perché è un posto meraviglioso. Quindi veramente, fatelo. Esattamente, se Allora. anche non ci sarà Ryanair, noi abbiamo il partner migliore, Levon Travel, che può aiutare a trovare Esattamente, migliori quindi cose. mandiamo anche un bacio a Zovina. Sovinar, ciao! Allora, sto bene, sono in showroom a Milano. Stiamo preparando per settembre, per settimana di moda, perché siamo contenti che dobbiamo fare, sì. È importante che si tranquilla e la legge ci permette. Il resto è la nostra responsabilità. Se anche con alcuni cambiamenti, sicuramente credo che dobbiamo fare.
Perché tanti designer mi già chiedono: siete pronti? Ma siete fa in avete iniziato? Sì, siamo pronti. Con le date sono 26, 27, 28, sempre al Palazzo Visconti. Abbiamo già tre marchi confermati. Purtroppo non posso dire ancora i nomi. Ma sono contento, sono sicuro che sarà una cosa più grande. Allora, è chiaro che Tariel, io e te ci siamo conosciuti l'anno scorso, ma sembra che ci conosciamo da molto Sì, più tempo, no? E in pochissimo tempo esattamente. abbiamo fatto tantissime cose. Sì. E questo io ne sono felice per il momento in cui ho preso il coraggio di alzare il telefono e dire: io voglio conoscere questa persona, mi ispira. E da lì. Grazie, ma no, veramente è stata una perfetta coerenza. Già in un anno, 2 settimane di moda a livello, 2 progetti grandi in Armenia e ci sono ancora quelli che dobbiamo fare in Russia, Qatar, quindi ci Sì. sono tanti progetti che dobbiamo prendere. Nel frattempo, ovviamente, mentre io e te parliamo, si popola e quindi salutiamo tutti gli amici Sì, che ciao a chiaramente si tutti. collegano. Ciao a tutti i ragazzi e grazie di essere chiaramente qui con noi. Ieri proprio, Tariel, Sì. infatti, leggevo questo ultimo articolo sul Post che ti ho condiviso a proposito appunto della moda e c'era in particolare appunto Giorgio Armani che ha descritto, secondo lui, un po' la visione, anche il consiglio, no? Quindi quello che lui pensa che potrebbe succedere. Quindi diciamo che aprendo di nuovo la situazione della moda e quindi dimenticando questa stagione primavera-estate che purtroppo sappiamo bene che è accaduta da quelle che sono le sfilate che facciamo noi a febbraio, dove lavoriamo 6 mesi prima, purtroppo questa stagione è Un po' veramente stata un difficile, sì. disastro. È molto difficile, soprattutto per i commercianti, soprattutto per i buyers. Quindi, come un po' per tutti, però, appunto, loro avevano fatto un grosso investimento. Ciao Raffaele, benvenuto. Un investimento Ciao, che ciao a tutti. ovviamente, ovviamente non potranno recuperare per questa stagione. Sì. E Giorgio, appunto, in questa intervista lui sostiene: allora, nel migliore delle ipotesi, forse potremmo ripartire a settembre, però. Sicuramente qualcosa dovrà cambiare, Sì. necessariamente perché questo momento è importante. Cosa ne pensi tu, Tariel? Stefano, Onestamente, caldissimo. sì, onestamente io credo che il cambiamento ha già iniziato anni fa, 2 o 3 anni fa già era il cambiamento, solo coronavirus ha fatto più veloce di questo fase di cambiamento, è un po', diciamo, più drammatico che c'era passo da passo. Che in realtà quello che parla Maestro Armani è che dobbiamo comunque ritornare a qualità, meno collezioni, ma tutto questo era già chiaro. Solo commercianti, diciamo, quelli che facevano business, non prendevano la responsabilità di cambiare il sistema, ma era già vecchio tutto, già sapevamo tanti problemi con art director nei marchi grandi dove andavano fine male per depressione perché facevano 10, 12, 20 collezioni all'anno, che in realtà è impossibile. In più con la moda fast fashion, che un'altra cosa che vabbè. Quello che vediamo è in realtà è un po' di colpa di tutti noi. Sì, è vantaggioso a comprare un jeans che costa 10 euro, ma dobbiamo capire cosa c'è dentro. Sì, Chiaro. è vantaggioso anche dire per viaggi 10 euro, 5 euro, 9 euro con Ryanair, ma al fine è venuto che c'è cosa non va con questi prezzi che c'erano molto molto abbassati. Per quello sì, sicuramente cambiamento devono essere e forse è meglio che inizieremo proprio per la sostenibilità, per sempre che noi già 2 o 3 stagioni facciamo couture, alta moda che sempre è sostenibile, pezzi unici, qualità ma non quantità, perché noi è ora che 2 mesi siamo già a casa in Italia.
ovviamente senza comprare un altro t-shirt possiamo vivere. Addirittura ancora Assolutamente. meglio, possiamo vivere ancora meglio senza comprando quello t-shirt che non serviva, ma compravamo come quelli compravano toilet paper. Come abbiamo visto, persone non comprano senza capire perché. Quello Guarda, che c'è una deve essere domanda per cambiata. te, c'è una domanda per te da parte di Stefano, che è il mio follower, dice: la Ah. vita in Armenia è cara? No, assolutamente no, specialmente se facciamo paragoni con Europa. In Armenia con migliori prezzi potete avere il cibo migliore che vi può dire. Ce l'abbiamo la Allora, ragazzi, ho testimonianza una domanda. italiana, che è importante. Esatto, allora ragazzi, vi dico questo sinteticamente perché poi, siccome abbiamo tre ospiti oggi, dovrò essere veramente la Raffaella Carrà della situazione, non lo so, proprio tu bravissima in questa diretta. Allora, vi posso dire che da buona terrona quale sono, perché sapete che sono un po' siciliana e un po' calabrese, è chiaro che io il cibo, ho un rapporto col cibo. Il cibo buono, il cibo mi piace il buon vino, insomma, sono una che al gusto non sa rinunciare. Beh, io la prima volta che sono stata invitata da Tahrir in Armenia era agosto dell'anno scorso e poi sono ritornata a dicembre. Ragazzi, voi non potete capire le migliori carni, la gentilezza della gente e gli antipasti e il pane. E per qualcuno che magari non ama il coriandolo, diciamo che Sì, in Armenia c'è molto coriandolo. Io come vabbè, vedo un cibo collegato. vabbè, è l'unica cosa quando prendete qualcosa, se non vi piace coriandolo, già dite. C'era un'altra domanda, c'è la birra, ce l'abbiamo la birra? Sì, ce l'abbiamo la birra, abbiamo la birra anche di albicocche. Abbiamo... Albicocche, ragazzi, io non lo sapevo che le albicocche più buone. Non, io proprio non lo sapevo che sono quelle armene ed effettivamente ho fatto impazzire Tariel nel mese di agosto perché non era proprio stagione di albicocche, però nell'albergo dove mi hanno ospitato per la prima volta il direttore dell'albergo, che è un italiano, lo ricordiamo, che mi ha ospitato e quindi hanno permesso che la mia masterclass ad agosto avvenisse, mi ha fatto un regalo bellissimo. Perché nella mia stanza è arrivato questo cesto di albicocche meravigliose. Quindi non solo bella la gente, non solo roba di qualità, ma veramente una cordialità straordinaria. Quindi grazie. Sì, dobbiamo ricordare che in latino albicocche si chiamavano prugnas armena. Prugna armeno, quindi molto probabilmente con coriandolo i romani hanno portato anche l'albicocca. Può essere. Senti, invece, ritornando al discorso nostro della Sì, moda, no? Lo sai che io già sto lavorando per te, perché guardando questo articolo di moda ho pensato, come dice il maestro Armani, lì dove veramente non dovessimo avere la possibilità, no? Diciamo di fare sfilate a porte aperte, come siamo sempre abituati. Intanto c'è Massimo del mio team, ciao amore, un bacino. E quindi dovessimo lavorare invece soltanto nel backstage e quindi raccontare i nostri designer attraverso un video, attraverso una diretta, e lì dove ci fosse la necessità di continuare a mantenere una distanza che prevede anche l'uso della mascherina e dei guanti, sappi che io sto prendendo lezioni dagli arabi, dove tu sai che io ho già fatto una masterclass. E quindi lavoreremo di Shador, quindi faremo tutto un trucco sugli occhi. Io già sono pronta. Ma noi abbiamo visto in Armenia che tu puoi truccare anche in buio, quindi con occhi chiusi, non solo la bocca, ma anche gli occhi chiusi. Quindi per Siamo te e il tuo team, tranquilli. sì, è Siamo tranquilli. tranquillissimo. Ma io onestamente credo che quelle live, sfilate live, ci saranno ancora. Più limitazioni, sì, anche forse gente sedute un po'. Ciao Non Mira! molto stretti, ma non lo so, possiamo lasciare un po' di spazio più selezionato, tanto come facevamo noi, non servono tipo pubblico da fuori. Meglio fare una selezione 50-100 persone, ma chi sono professionisti, chi sono giornalisti, non lo so, buyer, blogger veri, non persone che hanno tanto follower, ma quelli che sono veramente
blogger e influencer veri, che vuol dire che sono intelligenti, capiscono la moda, non sono solo ragazze belle o ragazzi belli, ma sono persone educate che possono scrivere, perché comunque essere un blogger o influencer vuol dire un giornalismo, fotogiornalismo, uno deve sapere anche scrivere due o tre, perché noi abbiamo visto tanti blogger che scrivono tre parole con 10 errori. Scusami, ma quello non Assolutamente. funziona. Sai, per me comunque credo che è una pulizia. Perché purtroppo c'era tanta gente, mi permetto anche di dire dilettanti, in tutti i settori, ma specialmente in moda. Qualsiasi persona si chiamava stylist, blogger, Make-up makeup artist, quello, artist. fotografo, sì, qualcuno che ha un pennellino dice io sono pronto, qualcuno ha comprato una camera di 3.000 euro, Un pensa che è un fotografo. fotografo. È una fase di pulizia che quelli che sono veri professionisti rimaneranno sicuramente. Sarà difficile, ma credo che per tutti, per veri professionisti, sempre è difficile, perché tu devi sempre crescere e quindi è un po' di più, ma comunque credo che quelli che sono veramente professionali rimaneranno, e quelli che prendevano giro solo per giro sicuramente saranno fuori. È una cosa naturale, credo. Sono d'accordo con te e peraltro, appunto, siccome continuo anche per i vari ospiti che si succedono a ricordarvi che fra circa 3 minuti saluterò Tariel e mi collegherò invece con Raslan, che è non solo socio di Tariel in questo bellissimo progetto che portiamo avanti che è Emerging Talent, ma è anche l'editor in chief di Spy News Magazine, che è appunto questo magazine di moda. È un ragazzo che ho imparato veramente a volere molto bene e potrete notare anche voi che nei prossimi 20 minuti di diretta parleremo di altro argomento. Lui parla in inglese, quindi mi raccomando, aguzzate bene le orecchie. E poi invece l'ultimo momento con Mira Pestolake, che vi presenterò dopo, e riparleremo in italiano. Quindi per questo vi dicevo una puntata internazionale, perché chiaramente Ras parla bene italiano, ma abbiamo molti ospiti internazionali, quindi abbiamo deciso per par condicio di fare un po' in italiano e un po' in inglese questa puntata. Ras già ride. Ecco, allora sicuramente Ras parlerà delle cose tranquille, belle, armonici. Allora, con Ras entreremo in un mondo, guardate, già mi posiziono. Siete pronti per entrare in quello che è il Sì, mondo interno dell'essere per umano? capire, Ras neanche beve, non fuma, è una persona. Così, e per quello teniamo Zero. nel progetto, se io vado prima, lui rimane per Sicuramente abbiamo una sostenere. certezza che noi abbiamo, Sì. appunto, al di là di quel Give Love First, guarda, l'ho anche indossata oggi una delle mie magliette, al di là di quel Give Love First che ci ha fatto non incontrare, ma ci ha fatto volere bene. Poi io vedo già tutto il mio team che di solito non è in tutte le mie dirette, però questo dimostra che il VOR team è qui proprio per quanto Ecco. noi vogliamo bene al progetto Emerging Talent. Ciao a tutti. E quindi sono tutti qui a fare il tifo per noi. Ultimi 2 minuti, c'è qualcosa nel particolare, Tariel, che vorresti ancora portare in diretta? Qualche elemento ancora su cui E ragionare? l'unica cosa che posso dire ai designer emergenti di talento, sempre difficile, sì, è una difficoltà, ma riuniti possiamo passare tutto, perché onestamente, vabbè, noi abbiamo visto più cose, abbiamo passato tempi più difficili, quindi anche questo passerà. È importante concentrarsi, è un periodo. C'è Imad, ciao Imad! Ciao Imad, è un periodo buonissimo, e vedi anche il nostro team di tutti i talenti sono qua. Imad è un fotografo di livello top proprio. E sì, quello è che dobbiamo riunirsi e andare avanti e fare
la nostra parte migliore. Ognuno deve occuparsi al livello di professionale quello che fa, e sicuramente passeremo anche questo. È un periodo di andare avanti, sì, un po' un restart e andiamo avanti. E ora vi lascio Perfetto. a Ras Grazie mille per il ad tuo un'anima contributo, blu. Daniel. Chiudo la diretta con te, aspetto che Ciao, appunto. Ciao, ciao. grazie. Ciao. Aspetto invece che si colleghi il mio amico Ras in maniera tale che entriamo, ragazzi, con lui in questo mondo magico proprio. Ripeto, io già sono in posizione perché quando lo sento, certo, Imad, noi ne siamo convinti. Non so se ti sei collegato proprio nel momento in cui parlavamo di questo con Tariel, ma abbiamo parlato proprio di pulizia, di professionalità e che questo momento non è un momento a caso e chi vorrà cogliere chiaramente l'opportunità di ricominciare lo dovrà fare partendo da dentro, auscultandosi. Dopodiché, ciao Laura, benvenuta. Dopodiché tutto ritornerà ad essere migliore rispetto a quello che è adesso. Però ci vuole fede, ci vuole concentrazione. Ed è per questo, dove sei, Ras? Vieni qui che ti aspettiamo, che non ti vedo. Se tu non mi fai la richiesta di partecipazione, io non ti posso collegare. Sto scrollando. Aspetta, guarda, mi metto anche l'occhiale per vedere meglio se ti vedo. Magari ti ho perso tra le tante persone che sono collegate. Eccolo, ragazzi, siete pronti? In diretta dalla Russia. Dove sei, amore mio? Aiuto, ti colleghi o no? Ce la facciamo? Che cosa sono qui? Non ci intercettano? Cosa succede? Ras è sicuro che io parlerò più di 20 minuti, ma il problema è che lui non riesce a collegarsi. Perché lo sto attendendo, sono in attesa di lui, ma non riesce. Sec, mi scrive sec, quindi significa un secondo. E nel frattempo, allora che io aspetto Ras che si collega, saluto tutte le persone che sono qui. Ciao Massimo, benvenuto. Aimad, ho già risposto. Dopodiché, vediamo salendo su. Ciao Donatella, ciao Ilaria. Raffaele l'avevo già salutato, Giovanna, e poi abbiamo Michela, benvenuta, Stefi, ciao Gaietta, ciao amore, e poi vediamo salendo su Antonella, amore, Anto, speriamo di vederci presto con te e con Eolo. Allora, ritorno subito giù per vedere. Ciao Resa, Resa dalla Persia, quindi vedete, oggi è proprio, siamo internazionali perché il mio viaggiare mi ha permesso veramente di conoscere tanta gente. Hi, waiting now for the new guest, please. Ok, accetta, ma non vedo la tua richiesta. Aspetta, dove sei che non vedo la tua richiesta? Accidenti, dove sei con questa richiesta? Io non la vedo. Accetta cosa? Che non ti vedo, rifammi la richiesta. Dove sei? Ma ti chiedo queste, ma io non lo vedo. Com'è possibile? Ciao Giulietta, ciao amore, spero bene, ma non vedo io Ras la tua richiesta, non la vedo. Non c'è, sto scorrendo il lungo e il largo, ma non c'è Ras. Non lo so, evidentemente questo collegamento Russia-Italia non va, non lo so, vediamo, aspetta, trasmetti in diretta, vediamo, vediamo se ci riusciamo, vediamo se adesso va, perché adesso soltanto mi ricompariva la tua richiesta. Vediamo se ce la facciamo. Io la richiesta te l'ho data, Ras, però la con... Eccoti! Oh my God! Oh my God! Love! My love! How are you, my love? Sto bene, sto bene, sto bene. Che Vedi bello come... vederti. Sì, anche tu, anche tu. Come stai? Tutto bene? Io sto bene, amore mio, e sono super positiva. In questa puntata, chiaramente, la bellezza è che dopo aver messo la locandina, ti giuro,
Di solito non è così facile raggruppare tutto il VOR team, no? Perché in questo momento sono tutti un po' impazziti. Ma la bellezza è che appena hanno visto la locandina dove c'era, chiaramente la puntata Emergency, siamo tutti qui. C'è tutta la forza VOR, tutta qui. Ciao Mirko. Esatto, c'è anche Mirko. E avevo già preannunciato che per par condicio avremmo fatto per gli ospiti italiani e per gli ospiti internazionali una parte in italiano e una parte in inglese. Per cui io ti farò chiaramente una domanda in italiano e tu mi risponderai in inglese in maniera tale che questa puntata possa avere veramente il senso di arrivare con il nostro Giblo First in ogni parte del mondo. Russ, tu oltre ad essere appunto l'editor in chief di Spy News Magazine e portare insieme a Tariel il progetto Emerging Talent in Italia come sede, ma chiaramente raggiungiamo tutto il mondo dando l'opportunità ai giovani designer di avere un'opportunità, tu ovviamente sei quella persona che ogni volta che ti sto accanto hai la capacità di rasserenarmi e di infondermi una luce magica con la tua meditazione. E io vorrei parlare proprio di questo con te. Cosa ne pensi realmente di questo momento e cosa secondo te è importante? Su cosa ti stai concentrando? Well, I mean, it is really a challenging moment, but also I see the moment of opportunities for all of us. And I think a lot of us are facing difficulties. It's because we are really, a lot of us are got used to be in the same pattern. You know, you wake up, you go to work, you do your stuff, you come back. On Saturday, you do grocery. On Sunday, you go to cinema. And right now, you don't have anything. And you completely don't know what's going to be next. As I understand, as you, like as in the makeup artist, you are afraid what's going to be happening to your academy. I'm also owner of a project. I'm afraid what's going to be happening to my project. But, you know, at this moment, I think we all have just to stop, you know, and really to distract ourselves from fear. Because, you know, if you are really creating, because you're creating your own future in the moment right now, and if you're really right now having fear, you only attract the situation that will reflect fear. But if you really try to concentrate on the positive side, you know, you will attract something. You know, if you really have love, you know, you will have love, you will give love. You know, Give it's love the answer. first. I also have the ring. I also have the ring from Armenia. Yes. So, and it is difficult, but we are all in the same boat. I know a lot of people will say, yeah, come on, you are in Russia, you are safe. Guys, I mean, honestly, I have to leave my apartment in Milan, and I was talking to, I had to leave it. Like, because at this difficult moment, I don't know when I'm going to be back in Italy, because, you know, I don't know when they're going to be opening the borders, maybe for 5, 6 months, you know, till September, you know, maybe till August. So I can't really, you know, spend money, keep on spending on apartments. So I had to, you know, but the most important is what I have, and it's myself. I'm content. I have myself, and that's what is important right now. You know, this is, and what we can do in this difficult moment is to think with, not to think, but to feel, because, you know, the planet is going to a different vibrations. You know, the thinking, like consumism, ego, you know, where did it bring us? Here, to dead end. So right now it's time to feel what you want to do with life, to feel what where you want to be with life, to feel people you want to have in your life. So feeling is the new thinking, you know? Yes. And if you start feeling what your life is going to be after this crisis will end up, how can you unite with your consumer? And let's remove the word consume, because the era of consumers is going to an end. So how will you unite with your friends? You know, as a makeup artist, you can study in the spirit what who is your customer, what is he doing, what is he eating, you know, just make a relationship, because I really believe in unity, and that's what we really believe in our project, uniting. Because when you unite, you create. When you create,
you expand. And when you expand, it's an opportunity for abundance. Because money is just an energy. Abundance. Abundance is opportunities that keep on coming. You know, it's always, it can be in your collaboration. It can be something always coming. You know, as long as you really go with an open heart and love, you know? Yes. Because right now, I mean, we have nothing else to do. I mean, what? I mean, you have 12 hours a day at home. Just don't make it about Netflix. No. I mean, don't. Put yourself, like, you know, schedule what you exactly you do. Meditate, listen. Like, I know a lot of us cannot have, we have so many thoughts in our, and we don't really hear ourselves. You know, just concentrate and listen. Maybe you're doing something wrong in your life. Maybe you're in the wrong relationship. When you don't like your job, a lot of stuff. Just, you know, we have time right now. Time we're asking so many times. And right now we have it, right? My son from Florida, writing a story. Andiamo a Florida tutti insieme. Andiamo a Florida tutti insieme. Yes, also with Mira and Ariel family. So I really believe that this is, we shouldn't be looking at the bad side of this crisis. I know a lot of us are losing friends. We are losing parents. Someone lost their, you know, it's a difficult period. But this is the old connection. Okay, now is okay. Yeah, this is. Sometimes the connection is not completely, you know, good. But okay, now yes, okay. Happening to the connection. La connessione, eccoti, perfetto. Attualmente abbiamo qualche problema con la nostra connessione. Ciao Aldo, ciao amore, guarda, l'argomento ti interessa tantissimo perché anche tu e Mary siete Give Love First. Insieme con come Russ, come tanta gente che siamo qui, e quello che ha detto, ecco, nel frattempo che magari riesco a prendere di nuovo la connessione con Russ, cerco magari per le persone che si sono persi un po'. Eccoti, ok. Hacker, they don't want us to talk. For sure, there is a Russian thing, you know, highly likely. Well, so that's the issue that we all have, and I think, so I think there is a positive side of everything, and I really do believe that there are more. Because there's a lot of conspiracies, you know, people keep on throwing the facts that they're not. We will never know what was behind that. But I know for sure what we all can do is unite and be good people, you know, be just create. And that's what we're trying, you know, to do in our project together. And during this time that we spent in lockdown, sì, parlo italiano. In quel tempo che ho passato in mia lockdown, well, I can't speak Italian. So we came out with so many projects that for the future that we can do, right? So we came out with so many ideas. Even you, I've heard that your conversation with Dariel about the future of your academy that's going to be happening, how you can adjust to a new time. So I think we should be really excited and grateful for what we have and start to appreciate, you know? Future will be amazing if we learn to feel, I think. Yeah, feeling is the new thinking. That's the key. Yes, this is the idea. This is the idea. This is the same idea for me. Sì, ma tu ricordi dal primo momento quando tu entrati in ufficio a Milano, quando ti ho visto con il tuo cappello, proprio ti sentivo, quando hai iniziato a parlare di Brasile, io proprio sentivo il tuo cuore che batte con tutti i sentimenti, io pensavo, vabbè, questa collaborazione andrà lontano. Ci vuole veramente tanto. E io lo continuo a sentire.
E io lo continuo a sentire perché anche se siamo a migliaia di chilometri, siete veramente qui nel mio cuore, vi porto qui. E questo è soltanto un breve momento in cui sentire ancora più in maniera forte quello che tu dici, perché siamo persone che in questo progetto, in quello in cui ho avuto l'onore di collaborare con voi, dove mi avete partecipato la vostra fiducia, mi avete dato questa opportunità di crescere con voi in questo progetto. Quello che ci ha sempre accomunato, e questo ragazzi ve lo dico, guardatemi proprio negli occhi, ci sono persone che lavorano per soldi e ci sono persone che lavorano per il cuore di stare con la gente, per aiutare gli altri e di conseguenza, ed è una conseguenza il motivo per cui arriva anche la ricchezza economica. Ma se voi punterete alla ricchezza economica e solo quella, non può arrivare nulla perché ci vuole cuore, generosità. E questo momento ce lo sta insegnando ancora di più. Quindi mi raccomando, cercate proprio di trasformarvi, come ci sta dicendo Ras. Cercate di farlo. E questa puntata per me era importante nell'invitare proprio Ras, perché lui da tanti anni fa meditazione ed è un uomo che riesce a fare anche 8 ore di meditazione, che per me è impossibile. Però lui è l'immagine invece che nulla è impossibile se lo si desidera, se si è concentrati, se lo si vuole fare. E proprio in Armenia io ricordo dei momenti bellissimi in cui la mattina ci siamo svegliati insieme e abbiamo fatto un po' di palestra e un po' di meditazione. Sì, questo è vero. Prossima volta, prima di sfilata, tutti insieme uniamoci e facciamo un bel meditazione. Sì, che adesso il prossimo personaggio che arriva è Mira e Mira direbbe sì. Sì, vi voglio bene ragazzi, veramente, non vedo l'ora di rivedervi tutti, lo so che la prossima stagione che faremo sarà proprio qualcosa molto molto grande. Assolutamente. E io ti voglio bene, ti mando un grande abbraccio, ti ringrazio di essere stato Grazie, in linea qui con noi. Ti saluto, amore mio, e do chiaramente aspetto che arrivi anche Mira. Grazie, grazie, grazie. Ti ciao. Ciao. voglio bene. Ciao, Ci amore. vuole tantino. E nel frattempo che abbiamo salutato, ciao Fausto, ciao ragazzi, ciao Germana, arriva praticamente tacchete, tacchete, tacchete. Poi ditemi forza che sono stata brava a gestire questa puntata internazionale. Dai, Sonia, dammi la forza! vi dicevo adesso praticamente un momento con una mia grandissima amica, una persona a cui voglio anche lei un mondo di bene. Io e lei siamo un po' più vicine perché siamo tutte e due in Italia, anche se lei in questo momento è a Vicenza. Grazie Germana. E grazie a Mira ho realizzato anche una parte dei miei sogni. A me e Mira ci legano in comune molto co molte cose. Nel frattempo che la aspetto che si collega, eccola qua, aspetto che tu mi dai la richiesta e avviamo la diretta con te, amore mio. E dovete sapere che abbiamo una cosa bellissima io e Mira in comune. Dovete sapere che il mio numero magico è il 23 e quello di Mira è il 33. E infatti Mira, al di là di essere una bravissima giornalista, di essere, poi ci dirà, ci indicherà lei quante cose ha saputo fare nella sua vita. È titolare di un magazine indipendente che è 33 Magazine, per cui anche io con il mio team chiaramente collaboriamo a questo progetto. Ed è un progetto che nasce da un'idea di moda unconventional, di grande sostegno. Grazie Fausto, di grande sostegno. Che si coltiva sempre con quella logica di fare le cose con amore, con passione, con rispetto, senza pensare a quello che è il fine economico, con la logica che tutto ciò che è dono, donarsi, necessariamente, necessariamente deve portare a qualcosa. Questa è stata la mia esperienza in 30 anni e la voglio condividere appunto con una persona con cui ci siamo ritrovate a scambiarci questo pensiero. Mira, ti collegherai dal tuo profilo personale o da 33?
in maniera tale che io possa avviare la diretta con te. Quindi sto aspettando di vedere da dove mi chiedi. Quindi scrivimi perché c'è molta gente e quindi io non riesco a capire se ci collegheremo dal tuo personale oppure da 33 Magazine. Quindi aspetto che me lo scrivo, se, che me lo scrivi se mi stai appunto ascoltando. E nel frattempo che arriva appunto la richiesta di Mira, che è appunto l'ultimo mio ospite, vorrei farvi notare questo. In questo momento, necessariamente, al di là di quelle che sono le spedizioni, gli oggetti che ci possono arrivare dentro la nostra casa, ma vi siete reso conto di quante cose inutili? Ok, Mira, allora se vediamo, provo a cliccare, eccoti e ti do la diretta. E nel frattempo che arriva Mira, penso con quest'ultima riflessione a voi. Ciao, amore mio! Eccola! Ciao. Ciao, amore mio! Allora. Prima di darti la Sì. parola, volevo chiudere questo discorso perché ovviamente ogni volta che parla Russ, lo sai, no? Ci illumina con la sua luce di meditazione. Guarda io cosa ho qui con me. Ehi là, come qui? Ehi là! No, ma beh, cioè, nel senso praticamente il mio ufficio è pieno di piedi, di cristalli, di cose, di libri, quindi sì, C'è Mirko che sono. ti saluta, anche lui ci Ciao sta Mirko! guardando. Come Allora, stai? Mira, dici un po' in questo momento che visione hai? Perché noi ce lo siamo già scambiato, no? Sì. Però voglio sapere cosa hai da dire ai miei follower. No, visione per quanto riguarda il futuro. Il futuro, assolutamente, perché il passato non ci interessa, perché dobbiamo solo che migliorarlo, no? Grazie, Fausto. Esatto, poi ti devo raccontare questa cosa meravigliosa perché io e Fausto ci siamo sentiti 2 giorni fa. Una mia amica ci ha messo in connessione, siccome appunto le persone che stanno già in connessione, no? Tu sai La bene legge che prima o poi dell'universo. arrivano, perché è la legge dell'universo, ci saranno delle sorprese anche con Fausto, poi te ne parlo. Allora, sì, per quanto riguarda, penso che la nostra vita professionale dipende molto anche da come siamo noi a livello personale, prima di tutto. Questo periodo è un periodo di riflessioni, soprattutto per me, perché secondo me, sicuramente è molto difficile per tutti quanti, sia per quanto riguarda, i soldi da un punto di vista economico, da un punto di vista, da tanti altri punti di vista, però allo stesso tempo credo che abbiamo il tempo necessario, di reinventarsi. Già stanno succedendo delle cose sia Dei nel mondo miracoli. delle produzioni, anche per quanto riguarda il mondo della moda, guarda caso sia la Fashion Week, vanno tutti, sia Shanghai Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Russia hanno fatto tutto online, però allo stesso tempo credo che anche la moda deve rallentare un po' ciò che sia il mondo, questo mondo del consumismo, dove tutti si inventano, sai, fotografi, artisti, produttori, eccetera, ci sono. Secondo me c'era bisogno di essere un po' fermi per riflettere un po' di più sia su noi stessi, ciò che possiamo fare per il nostro futuro e secondo me anche fare la giusta selezione delle nostre priorità, che secondo me non so chi è Steffi, Allora, Stefano, Stefano chi? da Bergamo è un mio nuovo follower, lo salutiamo perché diamo sempre la forza a Bergamo. Quindi lui ha vissuto sicuramente in questo momento di Covid una situazione con la compagna molto forte. Ah, è da un po' di tempo che mi segue e mi fa piacere se io riesco a rallegrarlo con le nostre trasmissioni. Insomma, io la chiamo trasmissioni Stefano, no, perché... non ho origini indiane, però sì, c'è un mix, quindi forse sarà dal libro, perché sto leggendo questo libro questi giorni, che si chiama Today Matters di John Ok. Maxwell,
che praticamente questo libro parla di come dobbiamo gestire le nostre azioni giornaliere, no? Per raggiungere certi obiettivi, perché tante volte noi ci mettiamo degli obiettivi ma non li raggiungiamo se non intraprendiamo delle azioni giornaliere. Magari, Germana, no? Allora, vi ho detto prima che il terzo ospite, che è Mira, questa mia grande amica, ha un po' una doppia origine. Intanto la Grecia, che penso che molti di noi amiamo, la Grecia, ok? E poi invece la mamma ungherese. E quindi da questo mix è nato questa mia meravigliosa amica. Ecco, così vi abbiamo svelato questa curiosità. Vai, Mira. Ecco, sì, stavamo parlando di come vedo io. Penso che secondo me ci saranno tante nuove soluzioni, sia per quanto riguarda a livello, cioè sappiamo tutti che la moda per quanto riguarda i brand si divide in due parti, no? La parte delle vendite e la parte marketing, che comprende comunque fashion week, produzioni, eccetera. Credo che sia a livello, noi dobbiamo parlare comunque dei truccatori, perché noi sicuramente per quanto riguarda i truccatori in questo momento è molto difficile, essendo artisti, perché non ci svolgono dei lavori, e quindi credo che questo sarà un passo verso la nostra crescita, così, perché il percorso della crescita sia per qualsiasi artista, secondo me, è fatta di alti e bassi. Importante che noi sappiamo che quando siamo in alto non ci dobbiamo rilassare, perché proprio lì è il momento in cui non ci dobbiamo rilassare. E quindi secondo me ci saranno difficoltà, questa è una delle difficoltà che secondo me un truccatore, un qualsiasi artista, fotografo può intraprendere nel percorso della sua crescita, perché non esisterà mai e mai una curva della crescita lineare, quindi la crescita sarà sempre, sempre così. Oggi c'è questa difficoltà, fra 2 anni saranno altre difficoltà, fra 3 anni saranno difficoltà magari più, le difficoltà in realtà Diverse. sì, diverse. E quindi secondo me è molto importante essere sempre positivi, ma comunque guardare al nostro business con un occhio diverso. Dove siamo oggi? Ma dove eravamo 2 o 3 anni fa? Perché magari 2 o 3 anni fa non noi realizziamo che dove siamo oggi volevamo essere 2 o 3 anni fa, e quindi essendo dentro la situazione non possiamo capire che siamo cresciuti veramente. In più, questo libro volevo rispondere. Questo libro l'ho comprato online, Stefano, che si chiama, sì, Today Matters, John Maxwell, e questo libro mi ha insegnato il fatto di scrivermi un obiettivo che vorrei intraprendere fra 6 mesi e tutte le azioni giornaliere da fare, e quindi sto cercando, ecco, di raggiungere questo Allora, obiettivo. dopo, se mi farai una foto, io nelle mie storie, in maniera tale che i follower, se lo vogliono acquistare, mi Sì. manderai questa foto così la mettiamo nelle mie storie. Sì. È molto interessante, ecco, questi giorni sto leggendo tantissimo. E quindi secondo me, sì, ripartirà, sicuramente, non possiamo dire da zero, nemmeno possiamo dire che ripartiamo tutti quanti da dove siamo rimasti, perché abbiamo una mentalità diversa. Penso che tutti quanti noi stiamo cambiando un po', e spero che tutti quanti noi stiamo cambiando in bene e in positivo. E credo che si dovrà ripartire con una mentalità diversa, positiva, ma anche quello che dicevo prima, un po' reinventarsi. Perché, per dire, io il mio lavoro principalmente è fare produzioni, no? Non sto facendo produzioni per dire faccio wow, campagne, anche perché è una mia scelta. Questa scelta è mia perché ho sempre avuto il focus sui giovani talenti, cioè giovani designer, dove d'altronde stiamo cercando di aiutarli ad emergere, soprattutto da un punto di vista showroom, dove lavoriamo spesso con Parigi, dove Vale sai benissimo che Third Eye Showroom, con cui noi stiamo lavorando per le vendite, è uno degli showroom un po' più. Senti, ti interrompo solo un momento. Hai Sì. sentito Nasha e Jacopo stanno bene? Sì, stanno bene. Sì, Bene. stanno molto bene. Sono in lockdown anche loro in Thailandia, però sì. E Fausto chiede, secondo me, ripartiamo da noi?
dalle nostre priorità, chiede Fausto. Sì. Io principalmente, magari non posso rispondere per gli altri, però ti dico la mia risposta per me stessa, sì, perché fino adesso non avevo ben chiare le mie priorità. Le mie priorità fino adesso erano poco chiare, perché stavo facendo tantissime cose, no? E tante persone, soprattutto Valeria, che mi chiedeva, ma perché non ci mettiamo a fare dei lavori più grossi, campagne più grosse? Uno, perché sono molto più, mi piace stare di più dietro le quinte, ecco, ma anche per il fatto che secondo me è molto importante capire quali sono le nostre priorità, in che direzione vogliamo andare, soprattutto quale sarebbe il nostro obiettivo, qual è il nostro obiettivo, dove ci vediamo fra 2 o 3 anni. Sicuramente in questo momento è difficile per i truccatori, anche come Faust, perché sicuramente i veri artisti che comunque hanno una partita IVA, stanno lavorando tantissimo, stanno cercando di poi si ritrovano anche sul mercato italiano, dove addirittura i pagamenti arrivano fra 60 giorni lavorativi. Da 60 giorni che siamo fortunati, vero Fausto? E questo è anche uno dei motivi per cui ho scelto di lavorare con Parigi, per quanto riguarda gli showroom, sia per quanto riguarda seguire i brand, i giovani brand, fino a quando arrivano a un posizionamento sul mercato. Ricordiamoci che esistono dei brand che non per forza devono fare le Fashion Week per avere successo, non sono brand che si fanno vedere tantissimo, posso dare tantissimi nomi e tantissimi esempi. È che il mercato italiano dal punto di vista moda non sta aiutando tantissimo gli artisti. Questo perché, così come succede in Francia, perché per dire in Francia sia che sei un make-up artist sia che sei un fotografo, tu comunque hai una fee che ti dà lo Stato francese. Una sicurezzina. Non così. Tantissimo, però no. Sia che fai musicista, sia che fai l'artista, sia che fai, non lo so, pittore, make-up artist, qualsiasi... Se si pagano delle tasse, lo Stato francese in qualche modo riconosce. Ma di solito dovrebbe essere così, no? Cioè, ad un'azione corrisponde ad una reazione. Se io do una cosa a te, tu ne dai una a me. Beh, invece in alcuni casi non è così. Esatto. E quindi secondo me è molto importante che dobbiamo dire che chi lavora sul mercato italiano sta incontrando tantissime difficoltà, sia a livello del fatto che quando si fanno le produzioni in Italia c'è poca chiarezza, questo c'è sempre, perché non esiste, sì esistono delle call sheet, però c'è poca chiarezza e quindi secondo me, essendo anche un paese, questo è che amo anche tantissimo in Italia, il fatto che la gente è molto calda, però allo stesso tempo a livello professionale non esiste ancora quella disciplina strategica che tutti ci aspettiamo, soprattutto da parte delle produzioni. Questo è anche il motivo per cui ho spostato i miei obiettivi verso Parigi. E addirittura posso dire, non è che Parigi, però se noi guardiamo tra tutti questi mercati, tra New York, Parigi, Milano, Londra, Parigi è quella che comunque ti dà di più a livello opportunità, quello che parlavamo, anche tu mi manchi, Ras. Sì! Però le agenzie creative, per dire che esistono anche in Italia, come esiste sì Atomo Management, però mi sono sempre chiesta come mai Art and Commerce non ha un ufficio a Milano, perché ce l'ha a Londra, ce l'ha a Parigi, ce l'ha a New York. Come mai sono KCB Worldwide, che comunque l'agenzia PR... una delle agenzie PR più forti, no? Credo che sia la the best of the best, non all'ufficio a Milano, ma hanno a Londra, a Parigi, a New York. Ciao, quindi... Massimo è mio amico, ne ho parlato, il mio amico fotografo che sta a Roma, che lavora spessissimo in America, infatti senti cosa scrive. E quindi secondo me per un artista che lavora in Italia, soprattutto come make-up artist, o resta in questo cerchio, in questo mercato italiano dove ancora c'è poca chiarezza, ci sono persone che stanno cercando di creare una certa disciplina, ma che non si riesce, ecco, al 100%,
Oppure penso che sarebbe molto anche utile cercare di essere rappresentati comunque da agenzie esterne. Come non è detto che se un italiano, un makeup artist italiano, se vive in Italia non potrebbe lavorare, però secondo me bisogna guardare un po' altrove se vogliono essere rappresentati da un'agenzia. Nel caso in cui sono indipendenti è un po' più difficile perché faccio un esempio. Ovviamente lavorare con un fotografo di calibro che fa parte di Art & Commerce sarà molto difficile se tu sei un make-up artist indipendente perché esistono dei contratti ben precisi. Così come quando tanti fotografi dicono che scatta per l'Officiel non lo so, l'Officiel non lo so, sì, vabbè, tutti possono scattare per l'Officiel India, l'Officiel Baltics, l'Officiel non lo so. Invece le testate giornalistiche più importanti, ma anche più stabili, come Condé Nast, come l'Officiel Italia, per dire, oppure da Condé Nast, Vogue Italia, ci sono delle produzioni interne con una squadra interna ben precisa, non accettano submissions da fuori. Perché tanti vorrebbero, ovvio che sarà molto. Ci sono dei contratti tra le agenzie che comunque sono ben chiari e ben precisi. Ovvio che un make-up artist non arriverà a lavorare con Steven Meisel o con, che ne so, con un altro fotografo, però. Allora, sono d'accordo, per esempio, Quindi tanti Fausto. fotografi, questo volevo dire che tanti make-up artist sì, vorrebbero crescere, però devono anche capire quali sono le condizioni per poter crescere, no? Perché se uno vuole arrivare a lavorare con un fotografo di un certo calibro, è importante che è rappresentato da qualcuno, perché sarà molto difficile arrivare a fare, ecco, da un Io punto ne di sono la vista. prova vivente perché voglio dire, ho scelto nella mia vita, no, di fare prima lavorare con le agenzie nazionali ed internazionali e sicuramente voglio dire, quello che è stato il mio periodo negli anni, alla fine degli anni 90 nel mondo Versace mi ha permesso di lavorare con fotografi come Mario Testino, come Steven Meisel, cioè di fare delle campagne che... Sì, però eri rappresentata, Certo. Assolutamente, quindi per era questo molto. dico. Poi, una volta che sono arrivata lì e diciamo avevo dimostrato a me stessa di essere arrivata a quel livello, ho capito che, come hai detto tu, io volevo altro ed è per questo che è nato For Makeup. Se no, io da Versace sarei potuta continuare, ma io avevo voglia di altro. Avevo voglia di quel Give Love First che oggi mi rappresenta qui in Italia, in una comunità e che grazie alle persone come te, come Ras, come Tariel, come Jacopo, come tutte le persone internazionali che fanno parte del nostro War Team, danno quel valore aggiunto a questo mio progetto e questo mi riempie molto di più della copertina patinata che ho fatto all'epoca, però all'epoca non lo sapevo e quindi bisogna anche capire che c'è una crescita umana. Infatti sono d'accordo con Fausto quando scrive: noi oggi bene o Sì. male Sì, lavoriamo, però per i giovanissimi è un disastro. Mira, se infatti dovesse volevo. cadere la linea, se dovesse cadere la linea, perché fra Sì. 3 minuti Instagram ci butta giù, mi rimetto su Instagram e ti richiamo, così Ok. non stoppiamo proprio così. Ok, volevo rispondere a Fausto, poi rispondo anche sia a Raffaele che poi a Massimo. Fausto ha ragione perché soprattutto la. Valeria sa molto bene che la nostra agenzia è concentrata molto sui lavori, soprattutto con i giovani artisti, non solo giovani designer, ma a Parigi per dire noi lavoriamo con, stiamo cercando di collaborare con i giovani make-up artist, che tra l'altro anche Valeria ha conosciuto, stiamo cercando di lavorare con i giovani fotografi, i giovani make-up artist, dove noi uniamo queste squadre. Diamo un tema specifico per certi editoriali e con un tema specifico cerchiamo di fare delle produzioni insieme. Adesso Valeria può dire perché io sono molto selettiva per quanto riguarda. Ci sono delle riviste, cioè, per dire, i magazine, certi magazine che io adoro di più sono i magazine un po' più underground, tipo ID, Vice, Zero 32C. Garage magazine, self-service magazines, diciamo che queste sono le riviste verso cui
sto puntando adesso. Non sto puntando più verso quelle riviste come, sì, ho avuto una collaborazione con Vogue Talent per quanto riguarda la ricerca dei giovani talenti per un bel po', poi ho collaborato con collezioni Sport & Street, ho collaborato con più riviste, solo che persino con Elle Italia, a cui ringrazio tantissimo Adriana Di Lello, che mi ha dato l'opportunità di lavorare con Elle Italia per tanto tempo, a tutt'oggi ogni tanto collaboro con loro per quanto riguarda la ricerca dei giovani designer, e quindi però credo che il futuro sono comunque i magazine indipendenti, perché adoro di più il loro contenuto che il contenuto che si trova nelle riviste già ben piazzate, perché se tu fai caso a un contenuto più specifico su una rivista indipendente... Se cade la linea, rimanete qua, mi raccomando, sì, perché tra un minuto cade, ma io ritorno in diretta. Vai, continua pure per il momento. Ciao Landi! 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 E quindi diciamo che... Eccoci, sì, vi ho promesso che ritornavo subito in diretta. Aspetto un attimino di riavere il collegamento, così magari questa volta riusciamo ad avere... Hey Landi, love you Landi! Adesso sto aspettando di vedere di nuovo Mira, appena la vedo. Ecco Fausto di nuovo in linea, vediamo un attimino dov'è la Mira. Vediamo. Grazie Germana, grazie mille. Allora, eccola qua, riprendiamo... Aspetta che ti riprendo, vediamo se ci riesco. Aspetta che per ora evidentemente si sta popolando, c'è il mio computer, anche no. Aspetta, vediamo. Mira, prova a mandarmi anche tu una richiesta, vediamo un attimino se ci riusciamo, perché io in questo momento non riesco a farti entrare nella diretta, non so perché. Allora, dovresti provare tu a richiedermi la partecipazione, Mira, riesci? Perché prima mi dava la possibilità e adesso invece no, infatti continuo a girare, eccoti, voilà. Bene, ci siamo. Ci siamo ritrovate. Eccoci. Ok. Sì, stavamo parlando un po'... Stavi rispondendo sì a Fausto, a Raffaele, in ordine. Sì. Sì, anche con Raffaele, credo che... Comunque a Fausto, per finire, per quanto riguarda il discorso giovani, è molto difficile per loro, perché Fausto in Italia nemmeno esiste quella formazione. Secondo me le formazioni che per i make-up artist non proseguono anche... un discorso come si sopravvive nel mondo del business, un po' come per i giovani designer, no? Loro imparano la creatività, come si crea l'abito, come si crea la carta modello, come devono trovare uno showroom, poi dalle vendite investire nel marketing e così via. Però non danno delle informazioni chiare. Nessuna scuola attualmente, non dico solo nel mondo del make-up, ma anche nel mondo campo fashion design o styling addirittura, parla di come si deve posizionare sul mercato come un make-up artist, come uno stylist. A differenza di scuole come Parsons New York, Central Saint Martin, che tra l'altro a Central Saint Martin si è laureato il mio stylist preferito, che è Ibrahim Camara, che è fashion editor at large per ID Magazine in tutto il mondo, però... sono scuole che comunque ti danno una visione diversa, ed è il perché io sto, quando collaboro con i vari designer, vedo la mentalità e la differenza della mentalità dei designer laureati a Parsons a New York o a Central Saint Martin o altre università rispetto a quelli laureati qui in Italia. E il problema è, sì, Fausto dice perché non lo sa nemmeno lui. Non lo sanno perché esattamente nemmeno il sistema italiano, soprattutto il sistema fiscale... È proprio sbagliato alla base, è proprio il problema. Sì, non permette. E sappiamo tutti che è difficile sopravvivere, soprattutto che con una partita IVA, chi come make-up artist ha una partita IVA aperta in Italia, finito il regime agevolato, arriva a spendere
di tasse, a pagare di tasse più di 50% alle volte, no? E quindi c'è sempre questo, è molto molto difficile, e secondo me è il paese che ha la tassazione più alta in campo moda. Per questo dicevo che là dove comunque Francia riesce, dalle tasse che pagano gli artisti in qualche modo, sì, stanno, forniscono 500-600 euro al mese per un make-up artist che veramente è iscritto all'agenzia dell'entrata, una partita IVA, eccetera. Soprattutto a New York, per dire, a New York vale, esiste per i make-up artist. Di questo, scusa che ti interrompo, Mira, Fausto, questo ne parleremo insieme io e te, proprio questo argomento ne parleremo, faremo focus io e te la prossima settimana. Sì. Grazie. È molto, ha ragione qua Fausto, che non esiste una figura chiara, ma nemmeno non abbiamo un piano, nemmeno un piano l'altro. Chiaro. Sì. Pensa che a New York, per dire, esistono dei giovani artisti che, sia che sono make-up artist o che sono fotografi, il governo americano, per dire, offre l'opportunità di collaborare con loro e per 2 anni, dove tutti questi artisti sono all'interno di questi 2 anni, ok, e poi scelgono 50, da un caso, che sono, secondo loro sono i migliori, e lo Stato americano danno una fee di partire come startup, cioè che se io credo in te, se nel nostro incubator, e secondo noi c'è, cioè, del potenziale e ha un'idea chiara di business, sia tutti i makeup artist. Ciao Mitiki! Sì. Ecco quello che diceva anche Raffaele, in effetti il concetto di formazione di alcuni enti italiani non è adeguato in linea con il mercato internazionale. Sì, perché a tutt'oggi sia in Italia comunque si insegna con la mentalità di questo mercato, però non possiamo mai crescere se non abbiamo nemmeno idea di dei mercati che esistono all'estero. Quindi il fatto sta che in Italia restano sempre i più bravi. Non dico i più bravi, ma a livello artistico, se stai a pensare, esistono, ci sono sia in campo moda che a me dispiace qualsiasi... sapere. Mira, scusami, ma veramente anche questo, un paio di giorni fa ho avuto il piacere di avere ospite al Vore Talking un artista che quindi lavora proprio nel mondo dell'arte. E abbiamo parlato di questo bellissimo progetto che è il Milan Art Booking, abbiamo parlato di tante cose e ci siamo ritrovate anche con lui a ribadire il concetto di quanti artisti, di quanti geni italiani, ma non da oggi, dai preraffaeliti, da quando è iniziata la storia dell'arte l'Italia, ma vogliamo mettere cos'è l'Italia a livello di arte, di capacità nella cucina, nello scrivere, nel dipingere, nel trucco, in qualsiasi cosa. Ecco del perché, qua si collega tanto anche il fatto che io ultimamente faccio più attenzione e compro sempre di più i giornali indipendenti, come i magazine indipendenti, perché a livello di contenuto ti tocca di più un'immagine o un editoriale che magari vedi, che ne so, non dico self-service, però esistono. Se guardi, per dire, gli editoriali di Ibrahim Camara, che è, come dicevo, uno dei miei stylist preferiti, dietro i suoi editoriali c'è sempre una storia, no? Che tiene, non è solo moda, tiene di cultura, di origini, che lui comunque è nato in Africa, quindi lui tanti editoriali tornava in Africa e li creava lì. Però a livello di contenuto credo che oggi come oggi anche i magazine indipendenti forniscono un contenuto più toccante, più emozionante rispetto ai grossi magazine. Per questo anche quando parliamo con i giovani designer do sempre il consiglio di non andare wow, voglio essere su Vogue, voglio essere lì, perché in realtà tutti sappiamo che i brand per essere su Vogue devono pagare, perché esiste un ufficio stampa, l'ufficio stampa pagato dal designer di conseguenza deve pagare le riviste, se un ufficio stampa bravo
magari ti mette anche su una cover, e quindi di conseguenza il brand è quello che anche raduna un po', che porta i soldi, ma comunque la produzione la decide. In Italia non esiste, non è chiara questa cosa, però per dire, a Londra l'ufficio stampa decide chi scatta una campagna, chi scatta un editoriale, chi scatta, quindi è molto ben precisa come cosa, no? Così come tanti make-up artist sono rappresentati solo di un magazine. Faccio un esempio, 032C, 032C, che è questo magazine di Berlino, loro hanno una squadra interna di loro make-up artist, di loro fotografi e di loro stylist. Non collaborano con make-up artist esterni, non collaborano con fotografi esterni. E sono tanti brand, perché, proprio perché hanno un contenuto forte e diverso, brand come Adidas, come Prada, per dire, hanno pagato questa rivista per creare delle campagne ad hoc con il loro team production della rivista. Poi ovviamente il brand, sì, come dice anche Tario, il brand deve essere pronto per Vogue Harper's Bazaar. È qui che io ribadisco che tanti brand, giovani brand, non partono dall'idea che investono tanti soldi in una sfilata anziché su uno showroom finché arrivano a posizionarsi sul mercato. Quindi c'è questa mentalità sbagliata di farsi vedere, di essere lì, di far vedere che hai fatto una sfilata, quando i designer non hanno nemmeno idea se loro venderanno quella collezione. E grazie a questi designer esistono anche, come dicevamo prima, esistono delle piattaforme che ci mangiano sopra, o che ci mangiano soldi sopra. E quindi c'è tante volte in linea che ti manda tanti cuoricini, già da che sai che ha fatto parte del nostro team parisien. Sì. È vero che dice anche Raffaele, la cultura è alla base di molti truccatori, vedono il lavoro in modo sfumeggiante ma poco interattivo e culturale. Ecco, io ha ragione, io volevo dire questa cosa. Ho incontrato tanti fotografi che tecnicamente sono molto bravi, a livello tecnica non esiste un difetto in una foto, la foto è perfetta, non trovo un difetto, ma a livello di vision è inutile che tu sei bravo, anche come make-up artist, è inutile che tu sei bravo tecnicamente se non hai una tua visione. Così come, ma non solo nel campo moda, pensa nel campo musica, pensa a artisti come musicisti, come Jimi Hendrix o che ne so, come David Bowie, cioè loro erano bravi tecnicamente come musicisti, però avevano anche una visione diversa. Per questo, secondo me, è molto importante che la cultura è alla base, come dice anche Raffaele, alla base, così come è alla base di tanti truccatori e di tanti stylist e di tanti produttori quando devono creare delle produzioni, così come abbiamo creato in Armenia, che comunque era tutta legata ai tappeti armeni, alle tradizioni, in un modo un po' più underground, come piace a me. Però, secondo me, tanti artisti al giorno d'oggi non hanno una visione, una loro visione, sono bravi a livello tecnico e secondo loro, dopo 2 o 3 lavori già svolti, credono che sono bravi. Credo che noi, nemmeno alla fine della mia vita, dirò che sono brava in qualcosa. Secondo me c'è sempre da imparare. Sai come mi ha cresciuto mia madre? Mia madre mi continuava a dire, lo dico in italiano perché sennò io e Fausto capiamo perché siamo siciliani, ma poi tutto il resto magari non capisce. La vecchia aveva 90 anni e ancora aveva da imparare. Questo che, cioè io per dire, in questo periodo dove comunque sì, c'è lockdown, posso dire, a me mi sembra che non basta il tempo. Perché comunque ancora vorrei imparare tante cose. Mi sono iscritta comunque ai vari corsi dal Museo di Arte Moderna a New York, MoMA, che sta offrendo dei corsi gratuiti di arte moderna, fashion and design, arte contemporanea. Ecco, sono cose che secondo me è importante sapere, ma soprattutto, prima di tutto per me personalmente come cultura generale, ma anche per prendere spunto per dei lavori futuri.
Cioè, secondo me a livello di artisti sono pochissimi, sia fotografi ma anche make-up artist, che sono bravi tecnicamente, magari ti fanno l'eyeliner perfetto o il contouring perfetto, però non hanno una visione di come vedono, non lo so. Che è il motivo per il quale, Mira, tu sai bene che una delle cose a cui io tengo di più all'interno delle Vora Academy è proprio il fatto che i ragazzi, al di là dell'apprendimento della tecnica, che la possono apprendere più o meno in qualsiasi scuola italiana, Secondo sì, sì, no? Più o meno, voglio dire, il livello, proprio perché abbiamo parlato di un'Italia che, se uno fa un attimino delle scelte ponderate, capisce dove si sta iscrivendo, in quale scuola, quindi con la testa, più o meno il livello tecnico ci siamo. Ma la mia più grande soddisfazione, da quando ho creato VOR Makeup e da quando formo studenti, no, che poi vanno a lavorare nelle produzioni, sia nelle nostre produzioni sia nelle produzioni esterne, è meraviglioso quando al truccatore fanno vedere il mood, no, il classico mood, l'idea di quello che devono fare. E magari l'ispirazione fotografica dice: ah, ma allora incominciano a parlare, per dire, ah, oggi ci ispiriamo allora ad un'immagine un po' Sarah Moon, oppure oggi ci ispiriamo ad un concetto, conoscere la fotografia, conoscere quello che è stato da Man Ray ad arrivare a Guy Bourdin, ad arrivare ai Sai perché? contemporanei. Ma come si fa a lavorare nel mondo della moda e della fotografia per un truccatore se non c'è la cultura? Allora è corretto che uno faccia anche una scelta giusta, corretta, che lavoro sul trucco correttivo, mi faccio quelle che chiamano le sposine e non è denigrante, però è un altro tipo di lavoro, cioè faccio le spose. Faccio il trucco correttivo, lavoro sul fare felice tanta gente, che è anche una di quelle cose che in qualità di consulente d'immagine sai quanto io amo poter aiutare la gente. Però fare fotografia e moda è un'altra cosa. Sì, così come ovviamente sono due cose diverse, può essere proprio la mia fotografa preferita non lavora nel campo moda, che è Ami Vitale e lavora per National Geographic, no? Però resta comunque nelle mie top come fotografia, così come tra i fotografi storici la mia preferita era Sarah Moon. E l'ho appena nominata. Che Sarah Moon è stata una delle, secondo me, le più grandi fotografe, là dove Paolo Roversi comunque in qualche modo si è ispirata un po' a Sarah Moon. E quindi sì, Paolo stava proponendo un'agenzia di Sì, truccatori. e Mirko gli ha già risposto, ma siccome appunto quando usciremo dal lockdown sarà bellissimo, perché questo momento, tu sai bene, ne ho parlato con Fausto, ne ho parlato con Raffaele, ne ho parlato con te, ne ho parlato con Tario, ne ho parlato con Russ. Io questo momento è un momento in cui, come Paolo Coelho, in uno dei suoi tanti meravigliosi libri, insegna, esistono due tipi di persone: esiste il giardiniere ed esiste il costruttore. Il costruttore è colui che per tutta la vita lavora nell'edificare un palazzo. Poi, una volta che ha edificato il palazzo, entra dentro, soddisfatto di avere costruito il palazzo, e una volta che è dentro dice: porca miseria, non ho fatto la finestra, e non vede più nulla, perché ha costruito una torre in cui si può impiccare, perché non ha più la visione. Poi esiste invece il giardiniere, che ha la bellezza. Ciao Cori! Ciao Cori! Ciao Cori. E poi invece esiste il giardiniere. E la bellezza del giardiniere, dell'uomo, quindi essere umano giardiniere, che conosce il ritmo delle quattro stagioni. E il ritmo delle quattro stagioni è arare, seminare, innaffiare, e poi solo dopo che hai fatto queste tre operazioni puoi raccogliere il frutto. E non basta solo questo. Nel momento in cui hai raccolto i frutti, devi immaginare che la terra non potrà produrre subito di nuovo e che ci vorranno altri 2 anni almeno, minimo, prima che la terra Sì, ti e possa dare quello che tu desideri. questo è nemmeno quello, perché infatti tante volte noi ci aspettiamo dei risultati e la soddisfazione va benissimo, però secondo me è molto bello, infatti io invito tantissimo, tantissimi giovani make-up artist, fotografi,
perché come dicevi tu, ci sono a livello, secondo me, anche il fatto di avere una visione nostra parte da noi stessi, no? Parte dal nostro essere interiore. Perché se io creo una storia anche a livello editoriale, non creo la storia perché l'avevo già vista, perché è una storia che a me piace. Oppure, cioè, ti faccio un esempio: questi giorni sto leggendo un libro che è la biografia di Tom Waits, che è il cantante, dove appunto ci sono delle scene particolari da come è cresciuto lui. Tom Waits addirittura lavorava come cuoco, come pizzaiolo, e faceva le pizze in un bar della California, in un ristorante della California, e poi faceva il portinaio al Troubadour e al Heritage, che sono i locali dove si faceva musica. Però lui non era un portinaio semplice, no? Comunque, ci sono, vedi, ci sono libri che non c'entrano nulla con la moda, però già io leggendo questo libro ci sono delle visioni dove mi piacerebbe creare una storia, magari non dico legata a un tributo, però comunque ci sono delle idee dove da lì si va a creare un certo mood board, no? Così come penso che anche per, come voi truccatori, esistono tanti, anche a livello trucco mi piacerebbe creare un tributo a Janis Joplin, per dire, a tanti altri, ma non a livello come si truccava lei, come era lei, Certo. come era anche a livello, ecco, interno, perché secondo me questa parte e questa visione manca tantissimo oggi come oggi, soprattutto a livello fotografico. Secondo me bisogna trovare dentro noi stessi sia ispirazioni, reinventarsi, così come se ci pensi anche, ovviamente non ci possiamo aspettare risultati da oggi, entro un anno, entro 2 anni, perché ricordati che Van Gogh anche è morto sapendo che è pazzo. Cioè, i più grandi geni in assoluto, solo dopo la loro morte, sono stati riconosciuti, sia a livello di valore, però nel frattempo, per quanto è difficile o no, noi dobbiamo, se abbiamo un'idea in testa, pazza o no, andiamo sulla nostra strada. Se io fossi una, scusami, se io fossi una make-up artist e avessi un'idea di un documentario personale oppure o un fotografo, lo faccio. Anche se non vado a venderlo, ma perché so che resta, fa parte di me. Non lo so, secondo me è molto molto importante anche fare delle cose personali, sia come make-up artist che come fotografi, perché Infatti, anche solo quello, scusa che ti ho interrotto, è anche come quello che una sto palestra in continuazione. assolutamente, e sono d'accordo con Fausto, che nel momento in cui tu fai questo lavoro, come l'abbiamo scelto io, lui, Raffaele, io quando vedo i lavori di qualcuno, no? Delle persone che stimo, delle persone che seguo, anche senza leggere il nome, io riconosco la firma del mio collega. Che è riconoscibile come artista. Perché è riconoscibile come artista e questo è fondamentale. L'altro giorno con Paolo Treni, dove si parlava appunto del mondo dell'arte, e abbiamo parlato di artisti da Cattelan e ha nominato la Vanessa Beecroft, che io amo la Vanessa Beecroft, Sì. cioè per me è una di quelle artiste contemporanee che veramente, o come la Sara Vestrucci, che ha utilizzato gli ombretti per creare la sua opera che si chiama Trucco ed è un'artista contemporanea giovanissima che ha buttato proprio su quella tela con gli ombretti, che è stato il motivo per il quale io poi ho preso il contributo di Paolo e ho disegnato una delle sue opere che in questo momento è nel Milano Art Booking a disposizione. Ok? Però è come dire che vedendo l'opera o le installazioni della Vanessa Beecroft solo perché utilizza il nero, il rosso e il bianco, io mi possa permettere di dire: ah, mi ha copiato Clownville. Perché io quando ho visto quell'opera ho pensato, no, alla stessa sensazione che io voglio trasmettere nel mio Clownville quando lavoro con un professionista come Olo Perfido e so soltanto io cosa significa attraverso la mimica facciale di un volto. Avere dato a tutte quelle 60 opere una idea che contraddistingue ogni personaggio che ho creato, da main clown a tutti gli altri. Sì, posso dire che
Secondo me in questo non credo che sarà. Secondo me tanti artisti quando si ispirano uno dall'altro, anche a me è successo comunque varie volte, però io l'ho guardata come una cosa bella, cioè nel senso come l'hai visto, come l'hai anche tu l'hai vista in questo modo una cosa bella, perché anche a livello produttivo. Vediamo, eccoti. Creato storie, magari per dire Patti Wilson, che è la stylist, no? La Large per Vogue Italia, comunque aveva creato varie storie, da che ho visto anche altri stylist ricreando in qualche modo quelle storie lì, no? Ecco, però lei, non dico che non gliene frega niente di questa cosa, però è una cosa bella sapere che la gente comunque in qualche modo si ispira. Però succede anche il Infatti, fatto che l'ispirazione è una cosa e la copia è un'altra. succede anche il fatto che tutti e due possono essere ispirati da tante altre cose, perché anche il fatto Clownville, cioè anche all'epoca quando si faceva bianco e nero, diciamo che sono anche delle tematiche dove spesso e spesso sono fonte di ispirazione per tanti artisti e ciascuno crea con la sua visione, però secondo me è importante come artista guardare sempre la nostra strada, guardando e imparando anche a quelli che sono più piccoli di noi, o che sono sicuramente imparare non solo da quelli più grandi di noi, ma comunque anche imparare da quelli che sono adesso all'inizio. Per dire, io sto imparando tantissime cose dai giovani. Ciao Fausto, grazie per Ciao essere stato con Fausto. noi. Tanto anche noi fra 5 minuti abbiamo chiuso. Hai Sì. perfettamente ragione, Mira, e ti dico un altro valore aggiunto a quello che già abbiamo messo. Tanto è importante fare la differenza tra l'ispirazione e la copia, ed è chiaro che se tu vivi un momento, l'ispirazione è qualcosa che accomuna non un unico artista, ma più artisti. La differenza poi lo fa il tuo strato sociale, i tuoi skill, quello che hai passato nella vita, che rendono quella stessa opera, se tu dovessi dare lo stesso tema a artisti diversi, è come dire che durante l'epoca del Bauhaus tutti facevano lo stesso dipinto. Ovvio che no, ognuno aveva quella ispirazione, ma ognuno poi aveva una propria mano distintiva. E questo lo metto lì. Però vorrei aggiungere un altro argomento importante, sempre per ritornare ai truccatori, e con questo poi salutiamo il nostro pubblico perché ovviamente è già 1 ora e mezza che sta con noi. Quanto con Raffaele abbiamo detto che fosse importante, a differenza di molte altre persone, che quando tu hai raggiunto un livello tale per cui hai la capacità di insegnare ad altri truccatori, ok? Non è possibile pensare che ancora ci siano delle persone che non riescano a donarsi completamente perché hanno paura di qualcosa che un giovane gli possa rubare. Ma questa è la selezione dei propri pensieri. Cioè, quando a me, cioè se io vivessi con questa cosa, credo che non potrei. Cioè, non ci penso mai, anche se succede che uno mi copia, per me è che non mi basta il tempo per me stesso, figurati a lasciare entrare quel pensiero nella mia testa. Quindi per me è proprio eliminare quel pensiero e continuare a fare il mio. E questo secondo me so che non è facile, però sono fatta così, nel senso non, anche se ho avuto magari, se possono succedere dei conflitti, così come in campo moda, soprattutto tra tante squadre, sono successi nel passato dei conflitti anche tra me e tra me e te, per dire tra me, però non ho mai vissuto con questa paura, cioè sono sempre restata calma sulla situazione, però il mio obiettivo era il mio, non credo che bisogna Guarda, ti vivere con saluto la con questa paura. perla meravigliosa perché il giorno di Pasqua, tu sai bene quanto io sia emotiva, quanto io cerchi di arrivare veramente a tutte le persone, no? E se potessi mi farei in 1 miliardo di pezzettini minuscoli così di microrganismi per poter raggiungere tutti. Però insomma, in me è impossibile.
Però è anche vero che cerco di arrivare con il mio stile, che è quello che mi contraddistingue. Poi è chiaro che nel momento in cui tu sei fatta in una maniera non puoi piacere a tutti, ma io amo questo, perché se non ci fosse chi mi ama e chi non mi ama, ok, vuol dire che io non sono capace di fare parte di una selezione naturale che necessariamente ho bisogno invece di avere, che non è il pari livello, ma è il pari cuore, la sensazione di poter girare le spalle e sapere che quella persona che è accanto a me lavorerà insieme a me, per me e con me. E se io non ho questo, io non posso lavorare in serenità. E tant'è vera questa cosa, e per rispondere a Germana, e con questo saluto tutti, il giorno di Pasqua io ho fatto gli auguri, come faccio ogni anno, al mio maestro, al mio papà, che è Stefano Anselmo. E ci siamo fatti una chiacchierata con Stefano, durata una mezz'oretta, ed è la bellezza di quanto Stefano, per esempio, abbia donato in tutta la sua vita a tutti quelli che siamo i figli suoi studenti, e non si è mai, mai tenuto qualcosa per lui. Io sono cresciuta con quella cosa alla quale si è unito quella che è la mia persona, quindi l'insieme delle due cose. E il risultato poi ne viene quando ancora oggi un maestro come Stefano Anselmo, quando mi scrive o quando mi parla, quando ci sentiamo, mi dice: tu insieme ad altre persone siete proprio la gioia del cuore, per poter dire a me stesso che finalmente sono riuscito nella mia vita a fare quello che volevo, trasmettere, trasmissione. Se noi non siamo capaci di trasmettere, vuol dire che nel nostro essere perfettamente imperfetti non siamo stati capaci di capire lo scopo dell'essere umano. E con questo, ragazzi, io vi saluto, do un bacio grandissimo a Mira. Sicuramente avremo modo di riaprire il discorso, perché ancora abbiamo qualche giorno di quarantena. Io ti mando un bacio grande e noi sicuramente potremo continuare il nostro discorso. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao Germana. Ragazzi, io spero che la puntata di oggi, anche un po' più lunga, ringrazio Germana, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa diretta. Vi ringrazio sempre del cuore e della partecipazione che ci mettete, perché non è mai scontato. È sempre give love first. Un bacio a tutti. Ciao.